Bentrovati a questo consueto appuntamento con il fatto del giorno. Il tema che vi proponiamo oggi sono i ragusani nel mondo. Fortunatissimo brand, etichetta, ormai nome di un evento, di una manifestazione che da 24 anni si svolge puntualmente ogni anno. Ragusa, molto conosciuta, cresciuta anche nel tempo per via dell'attenzione, dei riscontri, della partecipazione che riscuote e che si basa su una idea interessante, originale e anche molto semplice, poiché l'Italia, la Sicilia e quindi anche ovviamente questa parte della Sicilia, l'area ibleo-ragusana, è una terra che ovviamente ha prodotto molti viaggi per il mondo nel tempo, nelle varie generazioni che hanno anche inseguito un sogno di vita migliore. È chiaro quindi che ci sono anche tanti ragusani illustri nel mondo, illustri nel senso che nella vita o nel campo professionale o anche scientifico, delle arti, della cultura, di qualunque forma di affermazione del talento sono riusciti a far parlare di sé e si propongono come esempi positivi che la terra delle origini è giusto che conosca, apprezza e possa, come dire, ristabilire un dialogo che altrimenti non ci sarebbe. Tutto questo è merito della invenzione che poi ha prodotto i ragusani nel mondo, un'associazione di cui è direttore Sebastiano D'Angelo, che credo proprio abbia partecipato fin dalla prima gestazione a questo progetto. Sin dal 1000, buonasera innanzitutto, sin dal 1995 era il 28 agosto quando per caso, proprio per quasi un mero incidente, ci trovavamo tra virgolette costretti a organizzare la prima edizione del premio Ragusani nel mondo, che all'inizio era visto Ma l'idea come come venne? A chi venne? al nostro segretario, che allora era tipografo e che era incaricato di curare e di redigere il manifesto delle feste di San Giovanni. A lui venne quell'idea, noi eravamo un po' titubanti, lui la inserì così tout court e quindi ci troviamo costretti in qualche maniera a non venire meno all'impegno di cui al manifesto della festa di San Giovanni. E così si trovava a Ragusa uno dei fratelli Giuffrè, il minore Pippo, con lui iniziamo su un palcoscenico molto povero, molto spartano, quello della festa di San Giovanni di allora, e inventammo uno spettacolino e partimmo. Poi lì, come si suol dire, l'appetito viene mangiando e siamo riusciti a realizzare una bella epopea. Devo dire che, mi scuserai un po' per l'enfasi, io dico sempre che appartiene alla migliore storia della cultura e del sociale della zona iblea dell'ultimo scorcio di secolo, insomma, degli ultimi 25 anni. E il premio è cresciuto, il premio era nato come una festa dell'emigrato e così era stato immaginato e voluto da noi e inserito proprio nell'ambito della festa di San Giovanni alla vigilia il 28 agosto, proprio perché la festa di San Giovanni segna il ritorno tradizionale dei tanti ragusani sparsi in Italia e nel mondo. Nel tempo si è passati dalla emigrazione in senso classico, quella della prima ora, quella per intenderci della valigia di cartone trasformatasi nel tempo in storia di successo, ad un'emigrazione che riguarda i nuovi intellettuali, cioè i ragazzi che partono per l'estero per cercare quelle affermazioni che il loro titolo di studio non garantisce in Italia e che non di meno sanno benissimamente affermare le classiche doti di laboriosità, ingegno, fantasia, intraprendenza della popolazione ebrea. Ma fin da quella prima edizione, nonostante appunto il livello molto meno ambizioso degli esordi, sicuramente l'idea sarà piaciuta, si è affermata come un'idea comunque sentita anche dalla comunità. Sì, ci accorgemmo che la gente ragusana apprezzava questa manifestazione e c'erano in sé, sin dall'inizio, i prodromi di quella che noi vogliamo che sia, nella piena affermazione, un'autentica festa dell'orgoglio ibleo, cioè per affermare proprio l'identità iblea attraverso il racconto di queste storie, che ben inteso non sono storie di successo finanziario, qualche volta c'è anche, ma sono storie di affermazione dei valori tipici della popolazione eblea, come dicevi nella tua prefazione, ognuno nel campo delle proprie attività professionali, umane, scientifiche, sportive, culturali, nel proprio agire che è il destino di cui ti porta a vivere personalmente. E queste storie sono tutte legate da un comune denominatore, che è l'affermazione
non disgiunta dal legame con la propria terra, dal piacere di sentirsi ibleo all'estero, ma anche di affermare questa ibleicità, se così se mi è consentito di dire, con questo neologismo, anche nella terra patria. Tanto ecco, per fare un esempio per come appunto si sia evoluta e affermata l'idea, i premiati della prima ora, della prima edizione, chi furono? Ce ne fu uno solo, Ah, uno solo. Giuffrè. Ci fu Giuffrè, uno dei insomma, fratelli Giuffrè, sì. una sorta di premiato fondatore, insomma. Fondatore, sì, che poi è ritornato 3 anni fa sul palco del premio. In un primo tempo noi chiaramente andavamo a segnalare storie di nostra diretta conoscenza, Certo. per via un po' del nostro girovagare all'estero. Andavamo a catturare storie interessanti e le portavamo sul palco del premio. Via via che è cresciuto l'interesse attorno al premio, invece le segnalazioni derivano da una pletora di soggetti che testimonia il carattere autenticamente popolare dell'avvenimento, perché oggi il semplice cittadino, il familiare, il conoscente, l'uomo della strada, il mondo delle istituzioni, il mondo del giornalismo, il mondo dell'associazionismo di emigrazione all'estero, propongono proprio un fiorire di curriculum, di profili di vita che sono interessanti. A noi poi il compito chiaramente di approfondire la veridicità di tutto quello che ci viene proposto. Ed è realmente bello, ormai sono rarissime le storie che conosciamo direttamente, e molto più comune è il dato di profili che deriva appunto da un universo di Ecco, soggetti. per esempio, ogni anno rispetto al numero dei premiati, non so, quest'anno sono 8, ora poi ne parleremo, ma mediamente possono essere da 5 a 7, Sì, 8. c'è un ventaglio, una forbice che va da 5 a 8. Ecco, rispetto a questo numero finale di premiati, quante candidature, quante segnalazioni ci sono a monte? 5 volte almeno. E quindi poi c'è una commissione, c'è un gruppo, C'è la insomma. commissione, il direttivo dell'associazione. Noi oggi saremmo in grado, con le storie che già abbiamo nel cassetto, di garantire altre 4-5 edizioni di buon livello. Ma tante altre segnalazioni arriveranno sicuramente, quindi la vita può Esatto. essere infinita, insomma, la longevità è Io dico assicurata. sempre a chi amabilmente muove qualche rilievo critico, no? Ogni tanto c'è sempre qualcuno che dice, mi si è consentita una battuta in dialetto, se finiero di cose secondarie. Non è proprio così, perché il premio finirà per altre cose, finirà perché noi esseri umani siamo purtroppo soggetti a mettere un punto nelle nostre storie, finirà anche per difficoltà di reperimento delle risorse, perché non è facile mantenere il livello organizzativo raggiunto dalle precedenti Ora edizioni. parleremo Ma non anche. finirà per Certo, è moria chiaro, di ne sono segnalazione. convinto. Ora parleremo anche di questo. Ma per esempio, quando voi vi trovate a vagliare queste candidature, quindi magari ci sono tante possibilità, magari tutte dignitose, tutte in teoria valide, qual è il criterio che via via avete affinato e perfezionato, come dire, per scegliere, le soluzioni più corrispondenti allo spirito del premio? Beh, il criterio è quello della genialità. In genere sono tutte storie dove il seme della genialità affiora, è evidente. Poi ti puoi anche sbagliare, per carità, però io ti dico che su oltre 100 storie umane raccontate in questi 23, quest'anno il 24esimo anno, sono solo sulle punte di dita di una mano quelle nettamente inferiori alla media. In genere sono tutte belle storie. Tutte storie che hanno consentito, fra l'altro, di creare una rete che opera dall'una all'altra parte del mondo, in vari continenti, una rete che a volte è anche utile per risolvere determinate esigenze, determinate richieste, una rete fatta di gente che realmente ha gradito il riconoscimento e che fa di tutto, dico, per potersi rendere grata. Tra le tante comunità di siciliani, in questo caso di siciliani, come dire, iblei nel mondo, quali sono i continenti, le aree, i paesi dove è più forte, cioè, questa esperienza e a cui quindi immagino avrete potuto anche attingere maggiormente? In genere i due continenti americani, Sud e Nord America, soprattutto Nord America ovviamente, ma anche l'Australia ha dato un supporto importantissimo. E poi ci sono sempre le prime volte. Quest'anno, per esempio, ed è strano tutto questo, è la prima volta della Germania. Non era mai capitato che la Germania potesse offrire la storia di un figlio ibleo emigrato in un territorio chiaramente che è stato
patria dell'emigrazione Federico, di una fortissima emigrazione italiana e quindi anche Iblea da quelle parti. Ma anche ecco, la Germania mi dà la possibilità di riferirmi all'intera Europa. L'intera Europa ha offerto diverse storie, ma soprattutto ecco, il Nord e il Sud America e anche l'Australia. C'è un contesto, un retroterra anche Anche l'Italia ultimamente. c'è un contesto, un retroterra operativo che vi sostiene in questa attività, nel senso che ormai ci sono delle relazioni collaudate, degli scambi, delle interazioni anche con le comunità, Il ecco. rapporto collaudato è con i nostri referenti all'estero. Si tratta o di singoli iblei oppure di iblei associati ad organismi più a largo raggio, cioè i cosiddetti club di siciliani nel mondo, con i quali abbiamo mantenuto, alimentato, consolidato, sviluppato sempre di più un fortissimo rapporto. E a molte volte le stesse comunità li utilizziamo come referenti per convalidare la bontà di un profilo che ci arriva, soprattutto chiaramente quando il profilo ci arriva da terre lontane. Quindi avete messo in campo un meccanismo perfetto, insomma. Una Bene, piccola rete. allora, in questi 24 anni ci sarà stata anche qualche scoperta clamorosa, nel senso che magari è venuta fuori una personalità, insomma, di particolare Beh, grido, no? un po' tutte. Chiaramente, ecco, quando si parla del passato, il pensiero va a Susan Sarandon. Chi avrebbe mai immaginato che Ecco, in quel lei caso lo scoop avesse. è proprio sulla origine ragusana. Sì, Magari tutti sull'origine. conoscevamo Susan Sarandon, ma Ma senza nessuno avrebbe sapere, mai immaginato che il appunto. nonno, quindi una discendenza Certo, diretta, certo. manco il trisavolo, proprio il papà della mamma, fosse un ragazzino nato a Ragusa e partito come partono ora sulle navi della navi, sui barconi della Speranza. I nostri amici africani. Peraltro E partì a 15 anni, lui si potrebbe partì a detto 15 un anni sul minore non accompagnato. classico piroscafo che Sì, un partiva da minore non accompagnato, un insomma. minore non accompagnato. Guardate un po', proprio, la storia poi ci dà dei casi di incredibili paradossi, insomma, proprio. Ma lì, ecco, tra la scoperta della notizia delle origini iblee di Susan Sarandon e il premio è intercorso poco tempo, quindi in qualche modo lo Un scoop anno di si è lavoro. consumato dentro i Sì. ragusani nel Un mondo, no? anno di lavoro, ma qui svolse un ruolo fondamentale, un lontano cugino che aveva scoperto questo legame, si chiamava Giovanni Griscione, il nonno era Giuseppe Griscione, quindi aveva scoperto questo legame con questo ramo della famiglia dei Griscioni, l'andò a trovare a New York, ci propose questa cosa, a me sembrava fantascienza, ti immagini Susan Sarandon. Che è ragusana, ci abbiamo lavorato e poi alla fine siamo riusciti. Ma anche, per esempio, Edvige Fenech, che avrebbe mai immaginato che aveva Certo. una nonna di Agate, ma poi tantissime altre storie. Ora mi viene in mente il caso di Piero Selvaggio, che ripetutamente è stato celebrato come Oscar, quale migliore ristoratore americano, che ha organizzato per ben 15 anni il catering nella notte delle stelle di Hollywood, titolare di un ristorante che è meta dei più importanti VIP di Hollywood. Penso, una volta che la prima volta che lo andai a trovare in questo ristorante famosissimo Valentino, in un angolo c'era Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, l'allora fidanzata, poi si sposarono, non so se ora ancora stanno assieme, Catherine Zeta-Jones, per dirti ecco, il successo di questi nostri conterranei. Che pur però non hanno dato la testa, perché questo è un personaggio di grande umiltà. Per esempio, ora mi viene in mente, così a Voldoso, l'architetto Carlo Corallo di Melbourne, titolare del decimo studio di architettura nel mondo intero, alla guida di ben 160 architetti, progettista ed esecutore di impianti fondamentali delle Olimpiadi della Cina, di importanti strutture a Melbourne, e questi sono tutti personaggi nelle cui vene c'è sangue ibleo, ma tantissime altre storie. Qualcun altro magari sarà stato premiato per dei trascorsi non molto lontani con la provincia di Ragusa, che non è soltanto Sì, un fenomeno di no, diverse no, ultimamente generazioni. abbiamo anche acceso un faro su storie di successo che si sono realizzate in Italia. Tantissime storie, poi magari. Se capiterà di approfondire ulteriormente il tema,
di 25, di 23 anni, quest'anno appunto 24esimo di successi play all'interno del primo ragusano nel mondo, potremmo, dico, spulciare storie di reale grande interesse. Ecco, per Io esempio. rischierei ora di fare torto a qualcuno che non è citato, se nello Ecco, specifico per mi limito esempio, a pensiamo a parlare di uno. quest'anno, agli 8 premiati di quest'anno, Quest'anno ci cioè. sono storie interessanti che attraversano trasversalmente la vecchia e la nuova emigrazione. C'è il caso, per esempio, di un ragazzo di Gerretana partito negli anni 50 con la classica valigia di cartone su una nave. Allora, per arrivare alla lontana Australia bisognava rimanere in mare un mese, 2 anni, non ricordo quanto. E questo ragazzo oggi è diventato il più importante importatore e distributore di prodotti agroalimentari di Melbourne, titolare di marche in esclusiva come per esempio la San Pellegrino. Questo distribuisce la San Pellegrino per tutto l'immenso territorio australiano. È una classica storia di successo imprenditoriale. Ci sono due fratelli partiti pure con la valigia di cartone con tutta la famiglia alla fine degli anni 60 che sono diventati manager nelle rispettive attività fino a raggiungere livelli apicali anche nelle multinazionali dove hanno operato. C'è una storia locale, quella del fotografo di moda Tony Campo, che da anni lavora per tutti i rami del marchio Vogue. C'è una storia particolare, fatto è di un comesano, ed è un premio speciale questo, del fotografo della Reuters, che sicuramente tu ne avrai sentito Gentile. parlare, Gentile. Gentile, per chi non lo conosce, è l'autore della famosa foto di Falcone, Borsellino, ritratti nell'atteggiamento confidenziale che poi è diventata una foto culte in tutto il mondo. C'è un altro premio speciale, un premio giovane, che è dato a un ragazzo, un giovane progettista modicano, che ha lavorato al design dell'Alfa Romeo, esattamente della Stelvio, nell'Alfa Romeo, e lui in particolare è l'autore del profilo esterno. Hai visto quante storie particolari che emergono? C'è ancora un mecenate di origine ragusana che è a Filadelfia. Lui è avvocato di successo nella propria vita professionale, però da 20 anni opera per organizzare spettacoli di artisti iblei a Filadelfia. Ti faccio qualche nome su tutti: Lorenzo Ricitera, Francesco Gafiso, Peppe Arezzo, Nica Arezzo, quanta gente che abbiamo in giro per il mondo. Ti dicevo poco fa la storia del sindacalista che si è affermato in Germania, è modicano, e questo è da 10 anni, una lunga vita di successo, un'escalation incredibile, fino a essere segretario della più importante organizzazione sindacale nel settore metallurgico in Germania, che sono la corrispondente della nostra FIOM. Tutti Tutte queste storie saranno raccontate quest'anno. uomini però quest'anno. Purtroppo sì, perché una donna che era una top model all'ultimo momento ha dovuto rinunciare per motivi professionali, ma il tema delle donne sarà molto curato nella serata celebrativa del premio. Ma rimane una forma di rapporto, quantomeno di contatto con questi premiati poi nel tempo. Te ne parlavo prima, te ne accennavo prima, e in genere sì, quasi con tutti. Solo una piccolissima fetta di premiati si è allontanata e non ha mantenuto contatto. Proprio recentemente mi sono messo un bel pomeriggio a spulciare sulle storie del pregresso e devo dire che ho ricavato una percentuale impressionante di gente che era rimasta in contatto con noi, ben oltre il 90%. Invece il rapporto di questo evento, di questo momento con il territorio, qual è? Allora, devo dire che c'è un grandissimo interesse attorno alla manifestazione, uno lo percepisce, basta camminare per strada, basta approcciarsi in un luogo pubblico, al bar, altrove, la gente ti ferma, ti chiede chi ci sarà quest'anno, sono estremamente incuriosite, lo testimonia anche la massiccia partecipazione di folla in Piazza Libertà che diventa per la circostanza un vero e proprio salottino, oltre 2.000 persone e assistono seduti comodamente alla manifestazione. C'è stato finora da parte dell'istituzione un atteggiamento leggermente più tiepido, insomma, ecco.
non di pari intensità rispetto all'affetto popolare. Questo in parte ha penalizzato ulteriori futuri sviluppi della manifestazione in tema di creazione di rapporti sinergici e utili tra amministrazioni e realtà estere. L'auspicio, insomma, è sempre quello di girare pagine e di migliorare. Noi ci auguriamo che già a partire da quest'anno, con il nuovo amministratore di Ragusa, si possa svolgere un rapporto di più proficua collaborazione di quanto non è successo, soprattutto nel recentissimo passato. Ecco, quindi questi sono atteggiamenti comunque altalenanti a seconda anche del tipo di Ma amministrazione che vedi, c'è. io con una punta di maliziosità mi sono sempre chiesto il perché di questo atteggiamento, non dico freddo, ma leggermente più distaccato. Probabilmente perché è la mia analisi, probabilmente è anche errata in qualche misura. Questa è una manifestazione che è fatta in modo libero da uomini liberi e quindi difficilmente può essere condizionabile, manovrabile da chi siede contingentalmente sulla sedia del potere. Quindi a questa conclusione si è arrivati. Beh, dico, probabilmente dico, c'è anche questo, però c'è stata sempre una fatica a coinvolgere in pieno le istituzioni. Anche se devo dire sono state sempre presenti, ecco, dalla provincia quando ancora operava la Camera di Commercio, che è stata sempre vicina alla manifestazione, il Comune un po' meno. La provincia almeno ha i tempi normali, insomma, della sua vita istituzionale piena, insomma, Sì. nella fase precedente a quella, insomma, Bisogna sicuramente anche poteva con tutta fare. onestà dare merito a una selezione di aziende che hanno sviluppato e mantenuto un rapporto con il premio, hanno fidelizzato, ecco, un rapporto con il premio, evidentemente dico, compiaciute della bontà organizzativa del premio, ecco, perché se fossero rimaste insoddisfatte probabilmente avrebbero reciso subito i legami. E grazie a questo pool di aziende che il premio ha potuto svilupparsi nel corso degli anni, mantenere, consolidare, in qualche misura anche a volte migliorare il buon livello organizzativo che ci viene riconosciuto. Difatti la mia domanda successiva, ecco, era proprio questa, quindi come vive il premio? Cioè, Il premio vive per il 90% del supporto delle aziende. quindi che nel tempo poi sono rimaste a C'è sostegno. uno zoccolo duro che nel tempo è rimasto, qualcuno chiaramente viene meno, ne subentra qualche altra, però ecco c'è proprio uno zoccolo duro, lo chiamo così, ecco, un insieme di aziende che realmente ci sono state amiche e che rappresentano una selezione di ottimo livello dell'imprenditoria, non solo iblea, perché qualche azienda ha anche uno spessore nazionale e internazionale. Quindi il 90% delle risorse viene da lì, insomma, ecco. Gli enti pubblici, ecco, danno il 10%, insomma. E tutto questo però funziona anche da stimolo, perché se tu lavori solo per il pubblico probabilmente sei anche tentato, come dire, a fare un passo indietro, no? Ad avere meno attenzione. Invece, ecco, dovendo dare delle risposte ben precise al settore dell'imprenditoria privata, proprio al privato, e allora sei motivato a dare il massimo di te stesso. È stata una delle chiavi del successo di questa manifestazione. Ecco, al di fuori del momento in cui si svolge l'evento, quest'anno il 4 agosto, solitamente è così, e al di fuori quindi del periodo in cui cade l'evento con la sua imminenza e quindi con l'attesa che suscita, ecco, Il l'evento, cantiere non chiude mai. ecco, per il resto, durante gli altri 11 mesi dell'anno, come si svolge l'attività e qual è comunque l'interazione col territorio? C'è sempre una percezione viva, cioè, Sì, dell'attività? ecco, tutto questo anche grazie agli organi di stampa che generalmente ci hanno sempre supportato e ci hanno aiutato a far entrare il premio dentro le case dei ragusani, degli iblei in generale. Ma anche grazie al vivo interesse che notiamo attorno alla manifestazione, che fra l'altro poi è la premessa per il fiorire di nuove candidature. Se l'interesse scemasse, dico, se ci fossero periodi di totale silenzio, poi avremmo reali difficoltà. E nel corso dell'anno noi continuiamo ad avere contatti con le comunità siciliane di Blé all'estero, che non sempre, che
si trasformano, si realizzano attraverso delle missioni all'estero, una volta magari un po' di più, ora sì, sicuramente sono in numero inferiore, però ecco, anche tramite il social, perché tutto questo dico, bisogna anche attenzionarlo e darvi il dovuto merito, manteniamo un contatto vivo. Reale, fatto di cose concrete, non semplice saluto, ciao, come stai? Ci vediamo presto. È realmente un agglomerato di interessi che anche nei mesi apparentemente vuoti, morti, sviluppiamo con le comunità o con i singoli iblei che sono in giro per il mondo. È un lavoro molto bello, devo dire. È faticoso ora nel contesto organizzativo che precede proprio la celebrazione del premio, ma nel corso degli anni e dell'anno, dei mesi, ha degli aspetti assolutamente esaltanti. Nella memoria storica, che sicuramente appunto non manca, viva, presente in ogni momento, a Sebastiano D'Angelo dell'intera storia del premio, c'è un'edizione che spicca per il risultato che ha raggiunto, per il livello che ha toccato? Beh, sicuramente il 2006 è l'anno della Sarandon, ma io ricordo anche. Eravamo ancora in un momento di start-up, il 2000, quando premiammo, oltre a Piero Selvaggio, cui accennavo poco fa, anche il grande scultore vittoriese Arturo Di Modica. Fu un'edizione Famoso, il famoso particolarissima, autore del Toro di Wall Street, so. il Toro di Wall Street. Un'altra meravigliosa edizione fu quella del 2009, quando per la prima volta la banda dei Carabinieri ci onorò con la sua presenza. Era un compito estremamente difficile perché la banda non si sposta dovunque, va dove ci sono momenti da celebrare ad alto livello istituzionale. Veniva a Ragusa, in una lontana città, per presenziare ad una manifestazione che da noi era conosciuta, a Roma non tampoco. Ti dico solo che le altre due sortite a Ragusa della banda dei Carabinieri nel 2011, l'anno del 150° dell'Unità d'Italia, e nel 2017 sono state invece fortemente volute dalla stessa banda che qui a Ragusa aveva trovato un calore umano, un'ospitalità, un humus che in altre zone non avevano rilevato. E quella del 2018, al di là della caratteristica dei premiati di cui abbiamo parlato, per che cosa si potrebbe caratterizzare o potrebbe essere ricordata poi in futuro? Beh, io la definisco una edizione matura. Probabilmente siamo arrivati al top organizzativo ed è difficile migliorarlo se non pensare ad uno totale stravolgimento della manifestazione, magari dopo la 25ª edizione. Ci sono delle belle storie, ci sono dei bei momenti di spettacolo che fra l'altro vedono protagonisti anche nostri artisti. Perché una degli appunti, dei rilievi critici che ci veniva fatto, mosso qualche anno fa, e che in parte era anche vero, è che noi dessimo poco spazio alle realtà locali. Proprio il premio di quest'anno, ma soprattutto anche le ultime edizioni, testimoniano che tutto questo non è vero. Noi quest'anno celebreremo le storie di due ragazzi che anche grazie al premio, e poi ti dirò perché, hanno raggiunto successi strabilianti nel corso dell'ultimo anno, a cavallo tra il 2017 e il 2018. Parlo del figlio del grande maestro Peppe Arezzo, Nico Arezzo, che ha vinto il Festival Show a Verona, e di Lorenzo Lucida, che sulla bocca di tutti ha vinto X Factor, ma che è avviato verso una luminosissima carriera. Poi c'è anche l'ospite di turno, che è la immarcescibile, intramontabile Orietta Berti, che chiuderà la manifestazione. C'è anche un momento di cabaret di comicità, sempre ad opera di un nostro conterraneo, Andrea Barone di Monterosso. Quindi, come vedi, diamo ampio spazio alle realtà artistiche che il territorio offre. E poi ci sono tante altre maestranze che danno lustro al premio, soprattutto fondendosi in un team organizzativo di altissimo livello. Per tutti mi piace citare Salvo Falcone, tuo amico e collega, ma anche la bella e brava Caterina Guerrieri, che ha presentato per tanti anni
La manifestazione è che Consalvo realizza un tandem di assoluta eccellenza anche, dico, in campo ultra extraprovinciale. C'è Emanuele Cavarra, un grafico di assoluta eccellenza che di 10 anni opera per dare l'immagine alle varie edizioni del premio, e ci sono tanti altri professionisti che insieme appunto compongono un team il cui unico motto è lavorare per gettare il cuore oltre l'ostacolo. Ti Bene, dicevo poco fa, dico, perché di queste ragazze appunto, è ecco. importante. C'è un detto, non so se tu ne hai sentito parlare, un motto, prima era sorto così, in modo quasi scaramantico. Io non sono scaramantico, però ora mi sto convincendo che realmente è così, che il premio porta bene. Ah sì, Sì. Tutti quelli che a vario sicuramente ci sono titolo, le prove, insomma. abbiamo prove concrete, dai premiati, le maestranze, tutti quelli che in qualche maniera sono coinvolti, trovano dalla partecipazione al premio degli auspici positivi per la propria carriera personale, professionale. E quindi ormai questo è E acclarato, allora il premio bisogna porta bene. coinvolgere tanti giovani, così magari insomma. Fra l'altro, questo è un altro aspetto che va considerato, ci sono tantissimi ragazzi che ambirebbero a esibirsi sul palco del premio. Mi dispiace quest'anno non poter dare loro l'opportunità di calcare il palco del premio, perché facciamo una sola serata, anche dico, per esigenze obiettive di carattere finanziario, ma ci riproponiamo già a partire dal prossimo anno, e soprattutto in considerazione della necessità di festeggiare nel modo migliore un traguardo importantissimo, i 25 anni, di realizzare 2, 3, 4 serate che possono offrire a tanti l'opportunità di presentarsi al grande pubblico ibleo che segue con affetto il nostro evento. Quindi appuntamento a sabato 4 agosto, Piazza Libertà, ore 21. Mi consente di Sì, ricordare qualche certo. piccolo invito? Allora, la manifestazione è gratuita, non ci vogliono pass, non ci vogliono biglietti d'ingresso, c'è un settore riservato, e mi pare fin troppo ovvio, alle famiglie dei premiati, ai premiati, soprattutto gli sponsor che ci consentono di realizzare la manifestazione. Potete venire tranquillamente in piazza prima delle 8, così troverete sicuramente il posto a sedere. Noi inizieremo in maniera svizzera, teutonica, alle ore 20, quindi qualcuno dovesse arrivare più tardi avrebbe qualche difficoltà a trovare posto, ma soprattutto si perderebbe una parte del racconto di storie ebree che ancora una volta consentiranno di celebrare la festa dell'orgoglio ebreo nel mondo. Quindi anche la puntualità ormai è frutto di un collaudo perfetto. Sì, noi davvero, dico, non siamo da questo punto di vista siciliani, diciamo alle 8 per iniziare, alle 8 e mezza, alle 9, no, diciamo alle 8 per iniziare alle 7:59. Avete raccolto insomma il meglio delle abitudini, insomma, dei comportamenti umani nel Questo lo mondo, diciamo insomma. soprattutto alle autorità, sai, a quelle con il Certo, cappellino che molte certo, volte sono certo. abituate ad arrivare 5 minuti di ritardo, Bene, avremmo detto tutto, ma un'ultima domanda proprio per concludere. Intorno a questo movimento anche di fervore culturale, di coinvolgimento, di condivisione dell'idea stessa di questo bellissimo progetto, ma è nata anche, come dire, una sensibilità per tutto ciò che attiene, come dire, all'emigrazione e quindi anche all'atteggiamento che qui si può avere rispetto a chi arriva qui, insomma, e magari ha gli stessi intendimenti dei tanti che Su oggi questo abbiamo fatto celebriamo. molto, ma molto di più dovremmo ancora fare. Per far capire, quando si analizzano i fenomeni migratori che ora subiamo, che molte volte, tantissime volte, centinaia e migliaia di volte, a cavallo dei 2 secoli, ma fino ai primi anni del dopoguerra, questi fenomeni li abbiamo creati verso l'esterno. Bene, grazie a Sebastiano D'Angelo, direttore di Ragusani nel Mondo, l'associazione che ha creato questo premio, giunto alla 24esima edizione, con il quale proprio ripercorrendo l'esperienza e l'intera gestazione di questo momento che è entrato anche nell'immaginario collettivo e nella coscienza, nel patrimonio comune della realtà iblea, ci ha consentito, cioè, degli spunti di riflessione per andare anche oltre il momento dello spettacolo, che pure è una cosa importante, molto sentita e per il quale, come già abbiamo visto, l'appuntamento è a sabato prossimo. Grazie invece per il fatto del giorno. Il prossimo appuntamento è quotidiano, quindi come sempre alle 20:30.